appuntamento importante oggi in piazza Mazzini a Breganze per la 20ª edizione della prima del Torcolato. Plinio Bonollo, il presidente del Consorzio di Tutela del Vino DOC Breganze. Grande giornata oggi, grande avvenimento. Che cosa stiamo facendo qui dietro? Grandissima giornata, facciamo la festa del nostro fiore all'occhiello, quindi il Torcolato, l'oro di Breganze, un vino autoctono che è derivato da uve appassite, in appassimento naturale, con diciamo dopo 3 mesi circa di appassimento, noi abbiamo un prodotto che è con caratteristiche di profumo di miele, profumo di frutta matura e certamente diciamo è una chicca della nostra pedemontana vicentina. Alessandro Scorsone, nuovo ambasciatore Torcolato 2015, come te trovi in questa veste? Ma devo dirti, sicuramente sono ancora un po' emozionato, davanti a tutta questa bellissima gente, dopo aver degustato Torcolato ieri sera Torcolato oggi a pranzo, devo dirti che vedo che sono tutti sereni e felici, quindi evidentemente il Torcolato fa bene. Elvio Forato, il direttore della cantina Beato Bartolomeo di Breganze, terra della Vespaiola, 65 anni oramai di cantina, quanti soci conferitori? Ma la cantina è nata nel 1950, da pochi soci, una decina, adesso tuttora abbiamo circa 820 soci che conferiscono uva qui nel nostro territorio. Il Vespaiolo rimane il vitigno un po' più tradizionale, autoctono di questo territorio, ma non facciamo solo sicuramente Vespaiolo, facciamo circa 15 tipologie di prodotti DOC. Ultima, il Torcolato, che è una derivante di questa uva passita Vespaiola, che mettendola in appassimento per 5 mesi dà origine a questo nettare che tutti quanti ci invidiano. Produzione totale di bottiglie e export verso quali paesi? Noi produciamo circa 3 milioni e mezzo di bottiglie che esportiamo in circa 20 paesi al mondo per un totale del 40% della nostra produzione. I nostri mercati principali rimangono l'Inghilterra, l'Austria e la Germania. Col Dovigo, con Stefano Bonollo, il proprietario della cantina, quante referenze fate, il vostro numero, i vostri ettari e soprattutto se esportate, verso quali paesi esportate? Sì, noi siamo una realtà di Breganze, siamo una realtà che ha la proprietà di circa 15 ettari in totale e produciamo appunto il nostro Vespaiolo, appunto come metodo Charmat, come Vespaiolo fermo e Torcolato che si fa con due Vespaiola. Inoltre produciamo un Cabernet Sauvignon, produciamo un Merlot, Groppello, un Pinot Grigio e un Bianco, un blend che sarebbe un Rivole, che è un blend di Tokaj, Chardonnay e Sauvignon. E esportiamo comunque in Giappone, in Cina, in Canada, negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Germania e in Danimarca. Geologicamente il vostro terreno è molto particolare, è composto da che cosa e questo cosa conferisce ai vostri vini? Sì, il nostro è un terreno, come vedete, un terreno basaltico, è un terreno di origine vulcanica, quindi abbiamo un sottosuolo proprio basaltico e sopra abbiamo uno strato argilloso. E questo terreno conferisce sapidità al vino e lo strato argilloso comunque conferisce grande struttura ai vini rossi. Donne grappa, siamo con Lorna della Polidistilleria alla prima del Torcolato, volevamo conoscere quali sono le caratteristiche di una grappa al Torcolato. La nostra grappa di Torcolato è un prodotto che abbiamo in esclusiva, perché appunto siamo l'unica azienda, l'unica distilleria che ottiene le vinacce direttamente dalla cantina Maculan per produrre appunto il nostro distillato. Abbiamo due prodotti, una grappa giovane appunto e una grappa invecchiata. La grappa invecchiata, che è la nostra grappa a barili di Torcolato, l'affinamento viene fatto nelle botti dove prima c'era contenuto il vino, il prezioso vino, quindi la grappa va a particolari sentori profumati.